Oh! Yeah! Ooh! Yeah! Ah! Woo-hoo-hoo! Vuoi raccontarci una discesa di una gara? Parliamo per esempio di Erice, dove il pubblico... Erice è un mondo a sé, ma non perché ho vinto lì il primo campionato, è perché secondo me c'è proprio l'essenza dell'appassionato siciliano. Cioè in Sicilia, non dimentichiamo la Targa Flori, cioè hanno una tradizione motoristica forse unica al mondo. Infatti il tifoso siciliano è afferratissimo, cioè ne capisce e ne conosce. La discesa più incredibile, ma di tutti e tre gli anni che l'ho fatta, è stata ad Erice. Il primo anno, non ti nascondo che è stata una cosa, mi ricordo tra prima e seconda mancia c'erano, allora Erice faceva 55.000 spettatori, c'è una zona che si chiama Casazza, ma non solo quella, lì c'era di più del pubblico siciliano, ma un po' in tutte le curve trovavi assembramenti di persone incredibili, perché tra prima e seconda mancia si mettevano ai lati della macchina, che tu ci passavi a malapena, e cioè, era un pubblico, io ero commosso in macchina, cioè eri al punto che volevi ringraziarli uno a uno, perché ti applaudivano, ti facevano un tifo incredibile. E penso sia una cosa irripetibile, Erice. Infatti mi è rimasta nel cuore. Erice forever. Nella stagione del 97 hai vinto tutto. 12 gare, altrettante vittorie, record. Ci riassumi anche questa cavalcata trionfante? Sì, praticamente lì successe che della serie nella vita ci vuole pure fortuna, perché in Alfa per premio mi promisero due gare nell'ITC, perché l'ITM non c'era già più. Sicché immagina, io proiettato in questo discorso dal nulla a trovarmi a fare l'ITC, e poi successe che a fine anno chiusero l'Alfa Corsa. Fu cambiato tutto, io mi ritrovai così in mezzo alla strada. Tra l'altro questa macchina ogni fine anno restituivamo la macchina all'Alfa Corse con tutti i ricambi e tutto il resto. Fortuna volle che parte del personale, lo chiamo materiale umano per rendere l'idea, cioè il top che c'era in Alfa Corse fu trasferito a Torino, e dove prima c'era la Lancia a Chivasso nacque la Fiat Autocorse, che era un po' un mix di Abarth, Alfa Corse e tutto il resto. E fortuna volle che fui chiamato da Fiat Autocorse per rifare questo programma. Per cui, diciamo che progettarono la terza macchina, che poi è quella lì per intenderci, che era una Jazz X Modena, una 95, e mi ricordo facemmo queste riunioni tecniche con l'ingegner Limone, con persone di cui avevo sentito parlare solo sui giornali, per fare questa macchina in maniera tale che funzionasse in salita. E così fu. La macchina fu progettata a tavolino, fu deliberata con specifiche prettamente da salita, nei limiti del possibile, perché comunque era una macchina da pista, e vinsi tutte le gare, feci predappio, il famoso assoluto di predappio in prova, e poi vincemmo tutte le gare, e quello fu l'anno tra l'altro della grossa rivalità con la Skoda, perché quell'anno c'era Fabio Danti che l'anno prima aveva corso con la Felice, chiaramente non era competitiva anche se faceva cose mai viste, e l'anno dopo invece presentarono la Skoda Octavia, per cui c'era sempre questo confronto a distanza, io in A3 e loro in A2. Fu l'anno insomma un po' delle polemiche, un po', però noi abbiamo vinto tutte le gare, abbiamo fatto i record dovunque, è andato tutto liscio, senza nessun danno, tranne Pedavena 97, sì, Pedavena, pratica, l'ultima gara di campionato, c'era il famoso punto in prova, per cui era importante,
con Fabio eravamo lì perché c'era questo regolamento dove c'era un coefficiente maggiore nelle classi dove c'erano maggiori, dove c'erano più partenti non classificati, per cui c'era questa corsa a rinfoltire le classi, che non ti dico, e noi che stavamo lì sempre a fare tutti i conti e via dicendo, c'era il rischio fino all'ultima gara che Fabio potesse vincere. Fabio quella gara non partì perché ebbe un problema, una spalla cadde nella vasca da bagno, sempre problemi extra gare, e io invece in prova distrussi mezza macchina perché c'era un nubifragio in atto, una cosa incredibile. Mi fu data comunque la partenza e gli ultimi 5-6 che partimmo abbiamo sbattuto tutti perché trovavamo un fiume. A un certo punto di questa strada c'era un torrente che era straripato e io mi trovai in questo torrente e riuscii senno a metterla di lato e picchiare di lato. Persi due ruote, impiegai mezza macchina, non ti dico, riuscii ad arrivare sopra. Non riuscii ad arrivare, mi fermai agli alberghi, quindi persi il punto in prova. E la notte, mi ricordo, c'era un tecnico quel giorno che era venuto lì a vedere dell'Alfa Romeo, vide la macchina, disse, beh, chiudete tutto e tornate a casa. E papà gli disse, ma che chiudi tu? Si mise là e ricostruirono la macchina durante la notte. Partì il giorno dopo con Robar dietro piegato, tutto l'assale posteriore che era a quattro dita usciva fuori di qua. Insomma, le curve a sinistra le faceva in un modo, a destra in un altro. Riuscì ad arrivare su, insomma, vincemmo la gara e il campionato pure. E fu una bella esperienza perché quella notte lì veramente si vide l'anima del CVM, del campionato italiano della montagna, perché tutti i team ci dimostrarono solidarietà, ci diedero una mano, insomma, fu una bella. Nella tristezza di quello che era successo, fu una ci bella. Fuori esperienza. L'animo delle salite. Sì. Come si guida la 155 e quali accorgimenti avete dovuto adottare? Allora, sia la guida che gli accorgimenti, è lungo un po' tutto il discorso, perché la 155 DTM ETC è una macchina nata prettamente per la pista, e già per la pista era esagerata in termini di messa a punto e via dicendo. Praticamente come si guida? Ti dico prima come l'abbiamo regolata, nel senso che era esasperata per la pista, aveva un angolo di sterzo molto ridotto di 20 o 19 o 20 gradi, per cui alcuni tornanti rischiavi di non girarli proprio, tipo l'ultima parte di pedavena ho rischiato di fare manovra. Per cui il primo lavoro che riuscimmo a fare fu proprio quello di aumentare a 21 gradi il raggio di sterzata. E soprattutto l'assetto fu modificato, ma non tanto nella sospensione, negli ammortizzatori eccetera, ma nelle regolazioni. È una macchina che non gira, ha il motore rispetto alla sua categoria, tipo l'Opel Calibra o la Mercedes, che quasi per metà è oltre l'asse anteriore, per cui c'hai un'inerzia che ti innesca un sottosterzo dall'inizio di curva. Per cui abbiamo optato per delle regolazioni un po' realistiche su alcuni percorsi, non mi vergogno a dirlo, non è un segreto, ma io dietro su alcuni percorsi camminavo aperto di convergenza, su una macchina del genere ti assicuro che è qualcosa di non semplice. E soprattutto dietro ho usato una barra di torsione che in Alfa mi prendevano per matto, ma ho usato la più dura che esisteva. E riuscivo a regolarla tra il tratto guidato e il tratto più veloce di un percorso, riuscivo a trovare il tempo di irrigidirla, se non riuscivi ad alzare la ruota interna nel guidato, nello stretto, la macchina non girava. Per cui una serie di accorgimenti, alcuni anche un po' così, però alla fine funzionava. Come quello, un altro problema grosso era nelle gare tipo Trento Bondone o Rieti, dove l'escursione altimetrica era tale che il motore non lavorava più bene perché l'ossigeno era rarefatto. Erano macchine nate per il circuito massimo a 200 metri d'altezza e comunque con la telemetria venivano corretti i valori di carburazione a ogni passaggio davanti al box, per cui l'ingegnere riusciva a farla funzionare e quindi
dovettimo fare una cosa strana con un interruttore dei diodi, prendevamo in giro il sensore di temperatura nel cassonetto d'aspirazione in maniera tale che riuscivamo a smagrire tramite questa presa in giro, a smagrire o ingrassare il motore, però eri a rischio che se lo smagrivi troppo rischiavi di rompere un pistone. Insomma, in qualche modo l'abbiamo fatta funzionare. La guida è un discorso tutto a sé. Premetto che per poterla utilizzare alla fine, mentre sulla prima, come ti spiegavo, potevamo fare poco e niente, sulle ultime due abbiamo avuto carta bianca, sull'ultima soprattutto ci siamo sbizzarriti. E per fare questo ho dovuto, mio malgrado, imparare a usare il PC, perché senza il PC non entrava. Ti faccio un esempio. La prima gara, che non sapevamo, sta macchina ci fu data all'ultimo momento, a Erice, io mi sono giocato un assoluto perché in partenza la macchina partiva, questo cambio era una specie di semiautomatico, per cui quando pattinava arrivava al limitatore cambiava marcia, per cui in partenza prima, seconda e terza mi cambiava tre marce quando ancora la prima non era finita, per cui rimaneva frenata. E voglio tu che cercavi di scalare, perché poi ho scoperto, se non davi il consenso con il pedale del freno, quella non scalava, per cui io per rimettere la seconda o la prima dovevo addirittura frenare. Insomma, in tutto sta, come si chiama, ho preso se non un secondo e mezzo da Grimaldi, secondi buttati così. E poi tramite il computer capii come fare per gestirla diversamente. E imparai anche il computer. Mentre per come guidarla è un discorso tutto a parte. La prima, la 93, questa qui, era inguidabile perché la sospensione anteriore lavorava male per tutta una serie di motivi, in più era una macchina finita, ma la cosa più assurda era che funzionava tra i 9.000 e gli 11.500 giri, questa la 93, per cui se poco scendevi di coppia aveva, mi sembra, 37 kg contro gli 81 della Delta di Cappellari, che finiva a 8.500 giri, proprio una cosa ingestibile. E per cui anche il fatto delle cambiate, se tu cambiavi 100 giri prima, 11.400, e mettevi la marcia successiva, cadevi nella sottocoppia nella marcia successiva e non andava. Per cui l'unico segreto per far andare queste macchine qui, ma anche le successive, è incollare letteralmente il pedale destro al pavimento. Perché è cambiare solo col limitatore, cioè, ma veramente non sollevare l'acceleratore e aspettare di andare al limitatore per acchiappare la marcia giusta successivamente. E poi tante piccole altre accortezze un po' particolari per poterla guidare, soprattutto in certi tratti dove non si guidava e non sterzava, si sfruttava l'inerzia per farla saltellare e metterla un po' di lato e indirizzarla un po' alla rally in maniera, insomma. E in qualche modo ha funzionato. Considera che la terza e la quarta di queste qui non avevano più sospensioni McPherson, ma avevano i push rod proprio tipo Formula 1. Per cui tu avevi in salita su alcune gare con asperità una sospensione da Formula 1. Insomma, abbiamo gestito il tutto. Ripeto, la soddisfazione più grande è che l'abbiamo gestito in maniera tale che gara dopo gara, per 3 anni, non siamo mai andati indietro con un tempo, abbiamo sempre migliorato, e quella è stata la soddisfazione più grande. È una macchina che da guidare al limite, anche l'ultima, la 96, devi guidare un po' da assassino, cioè devi mettere giù e andare, non esiste parzializzare, non esiste se la vuoi guidare forte, e frenare in curva. Mi ricordo la Trento Bondone, si frenava nei tornanti, ti devi fidare ciecamente dell'ABS, e la telemetria ci diceva di frenare da 110 bar di pressione sul pedale del freno, cioè proprio roba da matti, però funzionava così. Com'è il tuo rapporto, com'era il tuo rapporto con gli avversari? Mai avuto nessun problema con nessuno. Sinceramente no, sempre di... Allora, premettiamo una cosa, che io sono arrivato in quel campionato in punta di piedi, nel senso che mi sono trovato proiettato in una situazione che neanche conoscevo fino in fondo. Per cui considera che quando venivo, io dal 90 al 94 non ho più corso, ripresi con Osella questo trofeo Osella nel 94, per cui in quegli anni quando c'era la gara a Potenza io l'andavo a vedere.
ed ero tifoso di Cappellari. Ero tifoso di Fabio Danti, Jaco Angeli da sempre, perché me lo ricordo quando correva proprio Jaco Angeli, una guida spettacolare, eccetera, per cui mi trovavo a rapportarmi con persone che, cioè, anche lo stargli davanti mi risultava difficile, perché erano persone che ammiravo, di cui ero tifoso. Non ho mai avuto il minimo problema con nessun rivale, mai, anzi, sempre rapporti di cortesia, assolutamente no. Nella tua breve ma intensa carriera nel CVM hai affrontato appunto Cappellari, Jaco Angeli, Pickler, Santus, Danti, in pratica tutte le stelle della super salita. Chi ti ha creato maggiore difficoltà a livello di guida, parlo a livello sportivo? Ma nessuno, non... ripeto, non ho mai avuto il minimo problema. No, a livello, cioè con chi ti sei scontrato, che hai detto, allora, mi mette in difficoltà? Allora, con Fabio sono stato in difficoltà. Con Fabio sono stato in difficoltà, ma non con lui in quanto Fabio, ma con il suo team. E nello stesso tempo, io ricordo proprio nel 97 a Cividale, fece una gara bellissima. E c'era Fabio con l'Octavia e Riva con l'altra macchina, un grandissimo sportivo, un gran pilota, un bel ricordo di vita. In quella gara successe che io per la prima volta in vita mia fui costretto a fare un reclamo, ma non a lui, ma alla Skoda, perché avevo interpretato il regolamento, come dire, mentre la 155 derivava dal regolamento FIA D1, e quindi aveva un limite di peso imposto a 1140 kg, noi pesavamo 1175, non abbiamo mai capito perché, però quelli erano i pesi. Nel progettare la Octavia hanno preso, che doveva essere da regolamento D2, hanno preso parte del regolamento D2 e parte del regolamento D1. Fatto sta che l'Octavia pesava 850 kg. Quindi era come se io salissi con quattro persone a bordo. È vero che c'era una differenza di cilindrata, eccetera, però non era neanche giusto che le cose andassero. E poi erano evidenti dai filmati, eccetera, si vedeva la macchina più leggera. Senza nulla togliere a Fabio, alla guida su Fabio, attenzione, Fabio ha fatto miracoli con quella macchina, ma più che con l'Ottava, e già con la Felice faceva cose strepitose. Danti è stato un grandissimo, cioè già il fatto di dover misurarmi anche a distanza con lui mi ha messo in difficoltà. Quando dovetti fare questo reclamo a Cividale, io andai prima da lui e gli dissi: Fabio, guarda, testuali parole, io sto in difficoltà perché devo fare questa cosa, però nulla contro di te, nulla. E Fabio comunque era uno sportivo, compreso tranquillamente, eccetera. E da lì poi ci fu l'esclusione della Skoda, del Tribunale Nazionale d'Appello, insomma una serie di vicissitudini che poco hanno a che fare con i campi di gara, il cronometro e tutto il resto. Però ecco, quello è stato l'unico momento di difficoltà, ma creato non dal pilota, ma dal team che c'era dietro. La stagione del 98 ti ha visto protagonista indiscusso, ma non campione. Raccontaci quello che è successo. È successo che abbiamo perso i pezzi per strada, nel senso che 98, macchina nuova, decisa all'ultimo momento, consegnata il mercoledì a Torino, la prima gara era a Erice a Trapani, il venerdì dovevano essere in verifica, e ci consegnano una macchina che era ferma in un capannone da Suzuka 96 sul Bagnato. Quindi una macchina con un finale da 290 km orari, completamente da rifare sotto il profilo tecnico per adattarla alla salita, e nello stesso tempo un ammasso di ruggine, perché sotto era rimasta dal Bagnato di Suzuka. Per cui non ti dico, arriviamo lì, le nottate di papà, via dicendo, eccetera. Facciamo la prima gara, allora, ci fu consegnata sta macchina, la provammo alle 3 di notte in un cartodromo con questi a chi ne sia, e dove c'erano tutti sti appassionati ad aspettare. Immagino. Ieri c'era una cosa incredibile, e facevano luce con le macchine, c'era l'intanto, e immagino con una macchina dell'ITC dentro sto cartodromo, con un cambio che non sapevamo quali erano quelle a salire e quelle a scendere, non c'era stato detto nulla. Facciamo prova e gara, facciamo un secondo assoluto che poteva essere un primo a occhi chiusi, conoscendo meglio come funzionava la macchina, ma soprattutto questa ABS che bella e buona impazziva,
e mi feci due dritti, due reset e mi persi solo là 2-3 secondi. Mi persi i pezzi per strada perché? Perché era diventata una classe dove vincevo sempre io. Per cui molti che Cappellari non veniva più, si diede al FIA con la Ferrari in pista. Jaco Angeli mi sembra che ci fosse solo a qualche gara, se non ricordo male. Lovato con l'altra 155 non ci veniva più. Pickler era con la, invece con la Super Turismo andava molto forte. E arrivò Gianni Giudici. Gianni Giudici che correva già nel DTM, acquistò l'ultima evoluzione, la famosa Martini di Larini, col chiaro intento dichiarato sulla stampa di mettermi dietro. Insomma, successe che prese, mi sembra, 6 secondi o 5 a Erice, 7 a Fasano e 23 sul bagnato a Caprino Spiazzi. Dalla quarta gara non c'è venuto più, per cui mi sono perso pure Gianni Giudici. E quindi alla fine ho continuato in sordina cercando di abbassare i miei record, di posizionarmi meglio nell'assoluta e utilizzando due treni di gomme per tutto il campionato, perché era inutile consumarli. E quello fu il 98, insomma, la macchina più bella, mi divertì tanto, però meno, purtroppo meno avversari. E la cosa che mi dispiace è che quell'anno mi giocai tre assoluti, questo a Erice. Mi giocai Caprino sul bagnato, feci metà gara con le gomme che o non erano rodate, non abbiamo mai capito cosa è successo, ho perso tanto di quel tempo e mi passo avanti Ciagher e feci un altro secondo assoluto, e Coppa Nissena che una manche col bagnato con le gomme da asciutto e la successiva sull'asciutto con le gomme da bagnato e feci terzo o quarto assoluto, però erano tre gare dove si poteva fare l'assoluto. Hai guidato a fine anni 80 dalle vetture turismo, poi sei passato alle sport con ottimi risultati. Poi nel 94 la storia d'amore con l'Alfa. Qual è la vettura che più ti ha dato il piacere di guida? La Sierra Cosworth, sicuramente. Con la Sierra Cosworth ho fatto gare incredibili. Ho vinto in salita, ne dico una. Campomaggiore 88. Quindi l'anno dopo feci la prima gara nell'87 che era campionato italiano e sta gara era di campionato europeo, per cui ricordo che c'era il tedesco, l'austriaco, uno spagnolo, insomma c'era Botti che andava fortissimo, non mi ricordo quando ce n'era in classe 7-8 sicuro. Solita storia, macchina a noleggio, ma arriva la sera prima sta macchina, la provo direttamente in prova e non riuscivo a scaricare sta potenza. Tra l'altro correvamo ancora senza le flange, per cui erano potentissime, e quindi il discorso assetto e pneumatici era estremamente importante, fondamentale. E mi ricordo quella gara, salì sopra convinto di aver fatto il massimo che potevo fare, avevo solo questo problema di grip, di trazione, non riuscivo a scaricare. Arrivo sopra ultimo della mia classe, una vergogna che non ti dico quel giorno, ultimo è a 12 secondi dal primo, questo Wilson mi pare si chiamasse, una cosa del genere. Faccio la seconda mancia, stessa cosa tale qua, più di tanto non riuscivo, è vero, non conoscevo la macchina, che poi in tutto questo io non correvo dall'anno prima all'anno dopo, cioè facevo una, due gare all'anno, per cui metterti su una macchina come la Sierra non è che fosse, sai, parliamo dell'RS due volumi, una macchina difficilissima. Per fartela breve, papà Leandro entra in scena, va dal tedesco e scopre che tutti quanti usavano queste Avon piccole, mentre noi avevamo queste Pirelli da pista. Tanto fa, tanto dice, questa è rimasta storica sta cosa. Gli chiede al tedesco se mi fa provare quattro gomme sue vecchie. Il tedesco dice, ma tutto questo, uno non parlava italiano e l'altro non parlava tedesco, a gesti. Il tedesco che fa? Prende la classifica, va a vedere chi ero io e mi vede dietro, non ricordo se 12 o 14 secondi, per cui prende quattro gomme e gliele dà a papà. Salgo il giorno dopo, senza provare la mano, salgo il giorno dopo, mi trovo io prima con due secondi avanti sul tedesco. E non ti dico, quando arrivo sopra imbarazzatissimo, perché questo lo vedo da lontano che mi guardava proprio in casa, e allora facevo di tutto per sfuggire.
Quando arrivo giù per fare la seconda manche, mi ricordo, anziché andare dove c'era il furgone e tutto il resto, vedo la camionetta dei carabinieri, giro e mi fermo lì perché dico, se mo arriva il tedesco che vuole le gomme. Non me le lasci. ci sono i carabinieri. Venne papà e mi disse, senti, fai una cosa ora, fai esattamente come hai fatto la prima manche, non cercare nulla di più, va bene. Salgo su e lì fu incredibile, perché me lo ricordo ancora. Feci 4, 46 e 74 centesimi la prima manche, la seconda 4, 46 e 71. Cioè feci la stessa fotocopia, 3 centesimi di differenza. E poi ricordo che arrivò il tedesco da papà, la vecchia bla bla bla. Solo così. E vinsi quella gara, fu troppo bello, fu veramente troppo bello. Gli regalai il mio cronometro al tedesco. E poi papà gli disse, così quando ti ricordi, quando vedi l'ora ti ricordi. E con la Sierra Cosworth le soddisfazioni più belle sono state anche nei rally, perché poi mi cimentai, iniziarono a fare a Potenza, a rifare il famoso rally, sempre per il discorso che a casa mia riuscivo a trovare gli sponsor eccetera. Feci il primo rally, fu il Porto Gruaro San Donà, invitato da questi che mi noleggiavano la macchina. Era un rally sprint, era a numero chiuso, perché lì poi in Veneto c'era una tradizione per i rally incredibile, per cui c'era il numero chiuso, 170 iscritti. Insomma, per fartela breve, andiamo a fare sto rally senza conoscerlo. Poi avevo una navigatrice, tra l'altro, molto bella, però ogni volta che mi urlava nel casco mi spaventava, non era abituata a sentire ste note. Insomma, arrivai alla fine che ero secondo, per un secondo, due secondi, una cosa del genere, ma perché alzai all'ultima staccata, 100 metri prima che il mio urlò nelle orecchie. E poi ci diedero una partenza anticipata, che ho sempre avuto i miei dubbi perché non ho mai fatto una cosa del genere, però rischiamo di vincerlo. Quindi quando ci fu il rally di Basilicata lo andai a fare e feci primo assoluto, poi feci l'anno dopo, lo rivinsi di nuovo col gruppo N, primo assoluto, e primo assoluto al rally del Vulture. Sicché ti dico, con la Sierra, eppure lì un sacco di aneddoti, un sacco di cose che poi se vuoi te li racconto. Appunto, simpatici. Qualsiasi aneddoto racing per noi è ben accetto. Quello racing del rally bello fu il secondo rally di Basilicata, dove c'era, e c'è tutt'oggi, un dominatore assoluto, simpaticissimo, una persona che stimo molto, ammiro molto, che è Laganà. Laganà quell'anno, il secondo rally di Basilicata, aveva una Sierra Cosworth, mi ricordo sponsorizzata Sony, Pioneer, qualcosa del genere, al top, una macchina di reperto se non ricordo male, e io la solita Sierra, perché queste macchine a noleggio, tu poi non sapevi mai quale ti capitava, magari è stata una accorciata di un metro la domenica prima, insomma, non sapevi mai come fosse, per cui arrivò sta macchina. Tra l'altro devo dire che questo team, l'Autorelli di Mestre, che furono loro a farmi fare la prima gara in pista con la Sierra, che poi ti racconterò, e praticamente mi facevano correre gratis, o meglio, mi davano la macchina, io pagavo il vitto e l'alloggio e il gasolio ai ragazzi che venivano col furgone e la macchina, e il patto era: io fino all'Alfa non ho mai corso con gomme nuove, sempre gomme usate. Mi caricavano tutte le gomme usate che racimolavano durante i rally precedenti e io correvo con quelle gomme lì. Per fartela breve, rally di Basilicata, partenza, solita storia, non correvo dall'anno prima, mi becco 5 secondi dalla Ganà, 8 secondi dalla Ganà, poi c'era una Delta, mi ricordo, un'altra Sierra, insomma ero terzo o quarto. Nel frattempo riprendo in mano la macchina e devo dire che avevo un navigatore bravissimo, che fu la persona che mi fece innamorare dei rally, perché era veramente bravo, che era Silvio Stefanelli di San Marino, un bravissimo navigatore. E insomma lui poi mi teneva tranquillo quando vedeva che esageravo, avrebbe dovuto anche dirmi quando spingere, però non ci fu mai, non ci fu mai occasione. Per cui andiamo sulla seconda speciale. Mi ricordo sta prova in discesa a Lago Lama, Calvello, punte da 220 km orari, cioè quinta quasi finita, esse in discesa allucinanti.
arrivo giù, tavolino dei cronometristi, dopo una frenata da 220 all'ora, piede sul freno perché era in discesa, così si incendia la macchina avanti dai piedi, un macello che non ti dico, insomma, alla fine gli do io 5 secondi, cioè recupero gli 8 e mi trovo 5 secondi avanti, insomma fino a metà rally vado avanti così. Dopodiché che cosa succede? Sta macchina inizia a slittare la frizione, perché c'era una perdita d'olio che andava sulla frizione, e in più inizia a fare rumore il differenziale dietro, e in più le gomme usate erano quasi finite, non potevo più esagerare con le gomme, per cui mi faccio dopo la metà gara, le prossime due prove speciali, dove praticamente le curve andavo solo dritto, cercavo di farlo il più dritto possibile per non consumare gomme, rovinare differenziale eccetera, e feci le ultime tre con la Coca-Cola sulla frizione, cioè roba, presa la bottiglia di Coca-Cola, aperto il cofano, poi mi è successo di nuovo all'uscita di una prova, ci ho buttato il coso dell'estintore dentro, non ti dico, ma soprattutto per le gomme, dove arrivavamo nei parchi assistenza, vedevamo gli altri che cambiavano gomme e non finivano, e non, io non potevo far capire che eravamo in difficoltà, per cui che cosa feci? Ci organizzavamo in maniera tale che io arrivavo, mi smontavano le gomme e le mettevano dietro nel furgone. Poi cacciavano le altre dalla parte davanti del furgone, ma erano sempre le stesse. E davamo l'impressione che mettevamo le gomme pure noi. Perché se se ne accorge, cioè arrivato dopo metà gara, ognuno tirerebbe in barca, sì, perché ero troppo avanti, ma quel non mi ricordo quanto, ma era tanto. Lo potevano, cioè se mi pungolavano io avrei rotto e mi sarei ritirato. E insomma vincemmo quel rally. Mi ricordo il titolo di una rivista, Tuttorelli, La vecchia volpe colpisce ancora. Perché sembrava che ce la inventavamo al momento, insomma, e andavano bene, meno male. Oh, yeah. Ooh. Yeah. Ah.